No no. no, no, ma perfetto. Eh, cari telespettatori di Telegarda, non so se avete notato l'aria di, di allegria, eh, di, di allegrezza, come diceva i nostri veci che c'è qui in questo studio, dove ho raccolto eh, gli attori, le attrici della compagnia Arcobaleno per questo incontro finale, non sarà finale perché penso che li inviteremo ancora, ma, era giusto dare loro questa possibilità di averli tutti assieme, di fare questo bel colpo di immagine su tutti loro, compresa la Presidente. È un modo per ringraziarli appunto di avermi aiutato in queste lezioni eh, sul dialetto. E facciamo a conclusione questa breve chiacchierata con loro su alcune, su alcune particolarità, aspetti curiosi che hanno a che fare con l'attività della filodrammatica. Io partirei dalla regista prima di tutto se vuol dirci qualche curiosità eh, di questa sua attività della loro attività anche dei, degli amici e compagni Beh, a dire la verità ehm, regista sono diventata per obbligo perché rischiavo di perdere uh, la compagnia perché purtroppo il regista è un lavoro difficilissimo nessuno vuole gli oneri e gli onori di di sto lavoro, fra virgolette. È così complicato. Oh, sì, 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 sì. E niente, la COFAS eh, la, la, la ma obbligata ad andare a fare in corso in junior, full immersion tutti i sabati e tutte le domeniche per riuscire a fare quel che. Ma ah, quindi riusci... bisogna fare anche il corso. Oh, madre! Sì, le ha tantissime le robe ma da è fare. È obbligo? No, no, però logicamente allora, se ti vuoi fare qualcosa, devi farlo bene, se no è stato casa, giusto? E te devi metterghe. Eh, studiare come, come in tutte le robe. Bisogna studiare, studiare. Le è tantissime le robe da, da controllare, da vedere. Ehm, come te, te, come te, te dimostri a qualcuno, te parli con qualcuno, logicamente sem su un palco, e su un palco non te puoi parlare col, con quella vicina così perché quella vittima la parte la lascia tutta ma l'è il pubblico che non sa la parte è capito. il pubblico Quindi che non sa ci sono che... anche alcun, alcuni accorgimenti che bisogna tenere beh, presenti beh sì molto tosti Ho tipo ma la anche... signorina seduta lì non può cavallare le gambe sul palco no ah beh questa qua proprio no, no. e non si incrocia nulla o oh, professor! Neanche i piedi. <ride> ecco, non so, faccio notare ai telespettatori che io mantengo sempre la lingua italiana mentre loro parlano giustamente in dialetto perché, come l'ho già detto più volte, voglio che in questi miei incontri ci siano proprio a confronto i due piani, la lingua italiana e il dialetto. Quindi io parlerò sempre in italiano, ogni tanto anch'io mi diletto a dire qualcosa in dialetto, ma... Io continuo su questo, su questo. questo piccolo particolare, sì. passo a Sara il sì. microfono perché lei deve dire qualche cosa riguardo, riguardo a questo. questo. Esatto. Sì, in realtà nelle compagnie poi succede che ci siano persone tipo me e nel nostro, in, nel nostro caso altre due persone che non parlano mai dialetto, per cui si cerca all'interno delle commedie di creare dei personaggi che, che possano parlare italiano. italiano. Certo. esatto e io ho provato anche a recitare in dialetto però era una cosa veramente forzata per cui appunto sì, continuo no. con l'italiano tanto caso, non insomma. era il caso in questa commedia noi, io sono un'infermiera e poi ci sono due dottori perciò ha anche senso che infermiera e dottori parlino eh, italiano, italiano certo, e certo. quindi appunto nei testi si cerca sempre di trovare qualche spediente per far parlare chi insomma, parla in italiano in italiano bene, bene mi pare e quindi... quindi si collega al discorso che facevo io Vediamo se c'è qualcun altro che vuol dire qualcosa riguardo a questa loro esperienza. Ma a me piace partecipare appunto al, a, questi, a, questi, a questo lavoro di, di teatro per poter continuare a parlare il dialetto. Cioè, per eh, mantenere il nostro dialetto un po' vivo, che non vaga perso. Ecco, su questi incontri che faccio io, cosa, cosa almeno avete avuto Ma occasione di vedere? Sono troppo sì. eh, didattici, sono troppo culturali? Son... No, secondo me vanno benissimo, sono alla portata di tutti e le persone che lo sanno il dialetto lo ricordano praticamente lo rinfrescano le persone che non lo conoscono eh, per loro è una curiosità almeno uno stimolo per cercare di sì. impararlo insomma io non esatto. pretendo ho già detto il mio contributo è proprio modestissimo ecco il mio cerca di essere uno stimolo per far sì che qualcuno dice ah, aspetta aspetta che guardo provo eh, a vedere sì. se riesco ad imparare sono, sono qualcosa. termini che sinceramente io parlo dialetto però alcuni termini non li avevo mai sentiti penso non sì lo so, anche perché, perché eh, le nostre generazioni le ultime eh, sono son vissute in quel periodo in cui il dialetto ormai stava prendendo un po' di italiano, era italianizzato sì. Il dialetto scet, eh, per ritornare a quella parola sì, scett, che ho detto scett. qualche volta fa, ecco il dialetto scet, vero, bisogna tornare indietro almeno alla fine del 1800. Ecco, perché sì, dai, non sono proprio dell'ultima generazione, no, ma neanche fin là. Insomma. No, ma dico, poi il dialetto ha incominciato a subire le influenze sì. del, della lingua italiana e quindi in casa, poi naturalmente la televisione è stata quella che ha, esatto. che ha dato una botta alle lingue dialettali. Quindi insomma. penso che le compagnie dialettali come la nostra abbiano questo, questo valore. Sì, esatto. Ecco. Questa funzione. Ecco, e quando andate per esempio eh, in giro per le valli, Siccome il dialetto eh, cambia da cambia, a 5 sì. km di distanza, eh, se via, and non so, andate in Val di Ledo, andate nelle giudicarie, cambia molto. No? Cambia molto, in effetti è molto bello andare a vedere i nostri colleghi, fra virgolette, e sentire loro con, con un dialetto che si capisce benissimo, ma che ha dei termini completamente diversi dai nostri, pur non essendo chissà che lontani. Cioè, Val di Ledro non certo. è lontanissimo ma è però, tutta un'altra sì, cosa sì, sì, sì. però loro capiscono noi e noi capiamo loro tranquillamente. e quindi c'è una specie di, di, di sì. gemellaggio, gemellaggio fra, fra bellissimo le compagnie, quando facciamo fra i corsi in tutte le compagnie tutti assieme ecco fra l'altro parlando del dialetto mi viene in mente che qui ad Arco noi abbiamo, abbiamo avuto dei personaggi importanti riguardo no, al, al teatro dialettale basti citare Bruno ah, Cattoi sì. e poi esatto. degli attori eh, mi pare che qualcuno di voi ha recitato con qualche personaggio importante, no? È la eh. nostra veterana. Eh, ecco, ecco con sì, chi hai recitato: con uh, Brunetto Salvadori, con Bruno Cattoi. Non recitato, ma lui mi ha Salvadori. fatto regia. Ok, Seriffo, bravo. Okay. E quello col che... Rossi, sì. che era L'Olindo. Olindo, esatto, Sì, sì. 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 non sono mai riuscita a recitare con um, uh, quel signore che aveva la macelleria eh, papà Ma... di, di quelli che adesso sono al tabacchino in piazza Angelini bravo Corrado bravo, bravo. Corrado quello Angelini. era una cosa sì sì perché tornando indietro avevamo qui una tradizione notevole eh? poi non... Bruno scriveva Bruno scriveva le commedie le facevano una all'anno perché scriveva all'oratorio di Arco, io ho recitato lì, ne faceva una su tutti i problemi di Arco, sull'anno di Arco. E era una cosa certo. stupenda. <ride> era una cosa stupenda. Quindi richiamiamo allora alla mente questi personaggi e li ri Belli. rivitalizziamo grazie Belli. alla nostra esperienza. Sì. Vediamo se qualcun altro ha qualcosa da dire. Eh, io non ho una grande esperienza, è la seconda commedia in cui recito. Eh, però devo dire che mi trovo bene, è molto è divertente e anche il fatto di, del, del contatto col pubblico pensavo fosse una cosa più. Eh, cioè, più tra eh, sì, più traumatica, e invece, dai, è abbastanza da forza e coraggio Ho ecco capito. e poi in questa parte qua dovevo fare la moglie stronza e quindi mi viene bene <ride> è bravissima sì. mm. è bravissima e anche la nuora ah, bastarda ah, <ride> sì, sì. <ride> ecco e vabbè non so altro va bene altro eh, vediamo se c'è eh. qualcos'altro da, da dire passo a mio marito <ride> Il marito ecco la lei. situazione delle compagnie in Trentino, perché c'è questa COFAS, no? che è l'associazione che raggruppa tutte le... Ecco qual è? C'è stato un aumento in questi anni? Una crisi? Eh, cosa, cosa, cosa notate voi? Beh, noi siamo... Sabato, un sabato siamo andati a recitare a Olle e... Sì, esatto, e loro hanno detto siamo fermi perché... Due donne sono rimaste, tre donne sono rimaste incinte e gli uomini mancano. Gli uomini nel teatro mancano tantissimo. E di fatti, vediamo. cioè, qua. il calcio, la moglie, i figli. Vabbè. Però le, le mogli vanno e lasciano il figlio ai mariti. Ah, quindi ma la, la mancanza dell'elemento maschile. Sì, tanto. Sì, in effetti lui l'abbiamo trovato dopo. <ride> quindi, è la classica mosca bianca, insomma. Sì, 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 E Lorenza invece che dice? Lei che vive sul dosso, quindi in una, proprio nel centro storico di Arco, dove il dialetto ma, ma, fa parte allora, integrante. Per me, questa volta, è la prima volta che faccio la parte della protagonista ero convintissima di non riuscirci, invece la nostra regista ha fatto miracoli e devo, devo dire la verità che vi sto togliendo qualche bel sassolino dalla scarpa. Ho capito. Cioè proprio bene, soddisfazione. bella soddisfazione. Bene, allora direi di chiudere a questo punto, naturalmente vi auguro di continuare sempre così. E spero anch'io di dare il mio piccolissimo contributo al dialetto, al recupero del dialetto. Ho sentito che qualcuno ha fatto degli apprezzamenti positivi, se no chiudevo, perché se, qual, se dicevate no, no, questa è una roba da. come diceva Fantozzi, è una roba pazzesca. Ecco no. Allora continuo ancora sperando. Insomma, di, eh, ho sentito l'altro giorno l'audite, l'ho telefonato tramite amici, mi hanno detto che ho delle punte anche di 25 telespettatori. Per cui se riesco a arrivare ai 30 Dai, sono già soddisfatto. Ecco, Quindi, dopo aver ringraziato naturalmente la compagnia passo al solito elenco dei vocaboli, 10 vocaboli che non voglio far mancare. Allora il primo è Anzol, Angelo, poi Bugada, il Bucato. La cosina, ecco, la cosina può essere la cucina, ma anche la cugina. Encanirse, questo strano verbo che vuol dire ostinarsi, ma insomma encanì, in quindi encanirse, sentite quel bel accento tonico sulla i. Niente, beh, una roba da niente, una cosa da niente. E il moleta, beh, se andiamo a Pinzolo c'è addirittura il monumento al moleta, cioè l'arrotino. Oggi ho visto nel cielo un po' de nugol, nugol, nuvolo. Ecco, l'off, ecco, sulla parola off va da dire, va detto che ad esempio i rivani dicono off, prima cosa. Seconda cosa, alcuni vocabolari del dialetto trentino, quando riportano off, in realtà non scrivono off con la F, ma ov con la V. Allora mi sono detto, ma perché scrivere ov e pronunciare off? Scrivo off con la F e la pronuncia è già bella che è fatta. E quindi vi propongo off con la F. Poi pugnatel, accento tonico e accento fonico aperto, è un piccolo pugno, dame un pugnatel de riso, pugnatel quindi piccolo pugno di roba. Ancora i danna sbrodola, sbrodola è la minestra insipida, la minestra lunga, da cui poi il verbo sbrodolar, mi sono sbrodola addosso, cioè mi sono buttato addosso tutta questa minestra, tutto questo liquido. Bene, questi sono i dieci vocaboli proposti. Naturalmente spero di essere stato abbastanza interessante. Vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente ricordatevi, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Alla prossima e grazie di nuovo.